questo è un intervento storico. Io lo chiamo intervento simbolo perché è un intervento che insomma ci abbiamo lavorato molto, era atteso da anni. E perché è un intervento simbolo? È un intervento simbolo perché noi non ci dobbiamo dimenticare che il fiume Calore Tanagro da circa 20 anni è stato completamente abbandonato, quindi non si interviene con opere di manutenzione, con interventi seri da circa 20 anni. Dopo 20 anni e dopo 4-5 anni di viaggi che abbiamo fatto continuamente alla regione, COSMA, insomma siamo riusciti a portare un finanziamento importante per i nostro fiume, che sono i 6 milioni di euro, che è un progetto strutturale, però anche questo intervento che noi stiamo facendo adesso, che non ha niente a che vedere con il progetto principale, è un intervento strutturale, un intervento necessario perché la vasca a monte del Ponte Romano è una vasca di sedimentazione che ha la funzione di regolare i flussi di piena. Ora, siccome sono tanti anni che non si svuota, essendo completamente interdita questa vasca, chiaramente questa funzione idraulica non viene svolta. Ora abbiamo fatto un grande intervento di messa in sicurezza, peraltro sono abbastanza noti i fenomeni di inondazione che si verificano proprio a Polla, nella parte bassa del centro abitato, perché chiaramente non funzionando bene, poi peraltro sulla vasca c'erano anche degli isolotti vegetati e quindi sostanzialmente la sezione idraulica si è ridotta fortemente nel tempo, quindi un intervento di natura idraulica molto importante proprio in questo tratto di Polla, che noi sappiamo bene che a Polla c'è una sorta di strozzatura, cioè l'acqua quando arriva a Polla è come un imputo, rallenta e quindi chiaramente poi c'è questo fenomeno della inversione di corrente e questo provoca allagamenti, disagi e anche una grande apprensione, quindi un intervento veramente importante. Noi abbiamo anche allargato un po' il raggio, siamo intervenuti anche sotto il ponte romano, abbiamo fatto a fianco a questo intervento che è di natura idraulica, quindi ripeto che serve per la mitigazione e per la prevenzione del rischio idraulico, abbiamo fatto anche un intervento di risanamento ambientale, perché essendo stato abbandonato questo tratto urbano da tanti anni, insomma qui abbiamo trovato di tutto e di più, abbiamo fatto anche un intervento, un nuovo look, diciamo così, a questo tratto, e questo è importante anche dal punto di vista proprio dell'aspetto visivo, perché questo è un tratto, diciamo così, che è abbastanza frequentato dai cittadini di Polla, e io ho visto durante l'esecuzione dei lavori tanti cittadini di Polla che entusiasti aspettavano questo lavoro e sono rimasti anche contenti. Chiaramente, come io ho detto più volte, noi parliamo di un fiume che è un sorvegliato speciale. Il fiume Calore Tanagro nel tratto vallivo, e parlo da Buonabitangolo fino a Polla, è completamente artificializzato, una sorta di canale, perché abbiamo questi argini, è stato rettificato nel corso degli anni, dei secoli addirittura, e allora è sorvegliato speciale perché se noi lo abbandoniamo praticamente non abbiamo risolto niente, fra qualche anno siamo punta da capo, e quindi questi interventi che noi facciamo dopo tanti anni si devono ripetere ogni 4-5 anni, la manutenzione deve essere continua, l'attenzione alle criticità che ci sono lungo l'asta fluviale deve essere quindi veramente costante, quindi noi stiamo dedicando una grande attenzione a questo fiume perché sostanzialmente il fiume Calore Tanagro rappresenta la spina dorsale idraulica della piana del Vallo di Diano, perché è l'unico collettore che porta l'acqua, che raccoglie tutte le acque che si raccolgono nel bacino e poi le smaltisce, quindi sostanzialmente quindi al di là del fossato Maltempo, e quindi è un'opera questa qui strategica di grande importanza, va tenuta sotto controllo e lo stiamo facendo con i lavori di somma urgenza, perché una delle principali criticità è rappresentata dagli argini in terra. Questi argini in terra sostanzialmente adesso sono inadeguati rispetto a quando sono stati costruiti, perché è cambiato il territorio, insomma ci sono più superfici impermeabilizzate, è cambiato il clima, questi grandi acquazzoni che si ripetono anche più volte in un anno, prima insomma si ripetevano ogni tanti anni, insomma sostanzialmente abbiamo questa, diciamo così, criticità diffusa lungo questo tratto vallivo che noi teniamo sotto controllo. Però la nostra strategia non è quella di rincorrere
correre emergenza dietro emergenza. Noi siamo per questi interventi strutturali perché sostanzialmente in questa maniera noi andiamo a prevenire e a mitigare diciamo sì, il rischio. Poi gli interventi di somma urgenza, se è necessario, li facciamo, ma non devono essere la norma. La norma è la programmazione pluriennale, un'attenzione continua, manutenzione e sorveglianza di questo corso, quindi che ripeto è la spina dorsale dal punto di vista idraulico di tutta la nostra valle. Oggi, a seguito di questa pulizia preliminare a cura proprio del consorzio di bonifica, che è sempre attento, dobbiamo dire, sul territorio, siamo venuti a fare la consegna dei lavori per questo, diciamo, lavoro più importante, che consentirà un maggior deflusso delle acque nel fiume Tanagro, evitando quindi problemi che ci potrebbero essere con l'avvento dell'inverno e quindi con le piogge. Essenzialmente un dragaggio di materiale, di pulizia e riutilizzo anche di questo materiale che viene inizialmente, diciamo, si vede la natura di questo materiale e poi viene riutilizzato per colmare delle cave che già esistono sempre sul territorio. È un periodo importante per Polla, per il fiume Tanagro, per questi lavori tanto attesi. Devo ringraziare sicuramente il Consorzio di Bonifica Vallo Ridiano che sta effettuando gli interventi, ma soprattutto ecco, la Regione, in particolare il consigliere regionale, l'onorevole Corrado Matera, e grazie al suo impegno, alle nostre continue sollecitazioni, ai nostri viaggi numerosi che sono stati poi fatti in Regione con i dirigenti degli uffici regionali preposti, che hanno consentito ecco, l'avvio di queste importanti opere con fondi regionali. Quindi siamo davvero felici di poter vedere a Polla ecco, un fiume molto diverso da come lo abbiamo visto e vissuto anche negli ultimi anni. Oggi ha un aspetto più decoroso, più bello, e soprattutto, ed è quella che è la cosa che più ci interessa, è un fiume che è ripulito ma è anche messo ecco, nelle condizioni di poter far fronte anche a quelli che sono gli eventi autunnali ed invernali. Da Polla siamo a Sassano, siamo a Ponte Cappuccini e diciamo così che questo è uno dei punti più critici che abbiamo lungo l'asta fluviale del fiume Calore Tanagro. Anche qui abbiamo una vasca di sedimentazione e se guardiamo intorno vediamo questa vegetazione che oramai, quindi penso che abbia intorno ai 15-16 anni, e sostanzialmente è la testimonianza dello stato di abbandono di questo fiume da circa 20 anni, quindi che non si fanno interventi seri di messa in sicurezza, di manutenzione straordinaria. Che cosa abbiamo previsto qui? Qui è un altro intervento che dovremo fare sempre con SMA Campania, perché SMA Campania è la società in house della Regione Campania che ha avuto il finanziamento sulla difesa suolo e noi abbiamo fatto una collaborazione, quindi un protocollo di intesa con SMA Campania. Il progetto di svuotamento di questa vasca l'ha fatto il consorzio di bonifica, l'intervento lo faremo insieme a SMA Campania. I lavori partiranno fra qualche giorno, molto probabilmente in questa settimana
e partiremo con questi lavori preliminari di controllo della vegetazione, eliminazione della vegetazione, perché se non togliamo prima la vegetazione non possiamo poi rimuovere i sedimenti che ci sono. Parliamo di un intervento impegnativo perché dalla stima che abbiamo fatto bisogna togliere da questa vasca circa 10-12 mila metri cubi di materiale. Il materiale che viene prelevato da questa vasca sarà portato lungo gli argini, perché abbiamo degli argini decapitati più a monte, sempre a protezione del fiume Tanagro, e faremo, diciamo così, due cose in una. Sostanzialmente miglioriamo la funzionalità idraulica in questo tratto, perché è un tratto molto pericoloso e qui i cittadini sono sempre in apprensione. C'è il sindaco di Sassano che mi chiama ripetutamente ogni volta che c'è anche una piccola pioggia. Basta che arriva una piena e l'acqua arriva proprio sotto il livello della strada, e spesso bisogna anche chiudere questa strada, che è l'unica poi strada di collegamento tra Sala e tutta la parte poi occidentale del Vallo di Diano. Quindi un lavoro strategico anche questo qui, di estrema importanza, anche questo un lavoro atteso da anni, e io credo quindi che adesso è arrivato il momento. Dopo tanto tempo abbiamo avuto le autorizzazioni e dovremmo solamente partire. Speriamo che il tempo ci accompagna, perché abbiamo perso un po' di tempo perché abbiamo dovuto fare le analisi con i laboratori per vedere se c'erano problemi di inquinamento. La regione ci è stata vicina, ci è stato vicino il consigliere regionale Corrado Matera. Io approfitto di questa occasione anche per ringraziare la giunta, tutto il consiglio, che sostanzialmente mi stanno sopportando in questa avventura, perché io la considero un'avventura. Dal 2016 che parliamo di queste criticità che sono lungo il fiume Calore Tanagro, sono criticità che fanno paura, le dobbiamo rimuovere, perché insomma qui non possiamo lasciar fare solo alla natura, perché questo tratto vallivo è un tratto artificializzato, una sorta di canale, e va tenuto sempre sotto controllo.